Maria sia tutta la ragione della tua esistenza e ti guidi a porto sicuro della eterna salute. Essa ti sia di dolce modello ed ispiratrice nella virtù della santa umiltà. Pace e bene a tutti. Maria sia tutta la ragione della tua esistenza e ti guidi a porto sicuro dell'eterna salute. Essa ti dia di dolce modello ed ispiratrice nella virtù della santa umiltà. Scrive sempre padre Marcellino nel suo libro sulla Madonna: le rivelazioni di padre Pio sul mese di maggio non sono finite. Da un'altra lettera datata il 6 maggio 1913 ed indirizzata al padre Agostino, suo padre spirituale, e leggiamo: ecco finalmente ritornato il mese della bella mammina. Quante belle cose vorrei dirvi, se mi fosse concesso dalla mia povera condizione, perché potreste capire qualcosa del mio stato abituale. Mi sforzerò per quanto mi verrà concesso. Questa cara mammina seguita a prestarmi premurosamente le sue materne cure, specialmente in questo mese di maggio. Ecco, la Madonna che continua a prestargli le sue cure. E noi nel pensiero abbiamo letto che essa ti sia di dolce modello ed ispiratrice nella virtù della santa umiltà. E quando Papa Paolo VI andò in Sardegna nel 1970 nella Basilica della Madonna di Bonaria, patrona massima della Sardegna, nel suo discorso ebbe a dire: per essere cristiani bisogna essere mariani. Bellissimo. Papa Paolo VI oggi è santo. Perché disse questo? E giustamente, io mi chiedo chi più di Maria mi può insegnare le virtù, tra cui c'è questa, la virtù della santa umiltà. Perché? Perché come dice il Papa, per essere cristiani bisogna essere mariani, perché Maria è vissuta la scuola di Gesù. L'ha portato per 9 mesi nel suo grembo, lo ha concepito virginalmente, lo ha partorito, lo ha allevato, lo ha cresciuto. E questa mamma è vissuta la scuola del Vangelo, alla scuola dell'umiltà e del nascondimento. Ecco perché la Madonna ci può insegnare che cosa è l'umiltà. Solo da lei la possiamo attingere questa bella virtù. E lei l'ha cantato nel Magnificat: ha guardato l'umiltà della sua serva, non solo, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ecco, fratelli e sorelle, imitiamola. Padre Pio ce lo insegna questo, lui l'ha saputa imitare. Pace e bene a tutti.